Dopo l'invasione del granchio blu, ora un'altra specie, una delle minacce più gravi alla biodiversità, è arrivata in Italia, nella zona dei laghi Lombardi. Il gambero rosso della Louisiana, noto anche come gambero killer, è stata avvistata all'interno del parco Valle dell'Anza, situata al confine fra la provincia di Varese e quella di Como. Purtroppo ci è arrivata la prima segnalazione della presenza del gambero della Louisiana nel territorio del parco, vicino all'area umida, ai mulini di Gurone, si legge nel post pubblicato sulla pagina social del parco Valle dell'Anza. Con la piena che si è verificata nella zona, ne è stato trovato un esemplare lungo il sentiero vicino alla zona umida. Nel post ancora l'allarme per le possibili conseguenze. È una delle peggiori minacce alla conservazione degli ecosistemi, gravemente impattante sia su piccoli vertebrati di cui si nutre, sia sull'habitat che intacca scavando profonde tane nel sottosuolo e nutrendosi di alghe e piante acquatiche. Si tratta di una specie aliena molto vorace che può avere un forte impatto negativo sugli ecosistemi e sugli habitat nei quali si diffonde. Originario del continente americano, questo crostaceo ha iniziato a colonizzare corsi d'acqua dolce e canali a causa dell'assenza di predatori naturali e creando gravi danni agli ecosistemi. Questa specie infatti è in grado di scavare piccoli tunnel negli argini fino a modificare la struttura di alcuni canali. Dal parco infine arriva l'appello rivolto ai cittadini a chiamare per segnalare eventuali avvistamenti del gambero rosso al fine di limitare il più possibile la sua diffusione, ma è necessario l'impegno di tutti per la segnalazione della sua presenza all'interno del parco.